Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile e AndroidLive.it. Sono qua come vedete con la HTC One e una custodia originale. Infatti questo video sarà solo per farvi vedere questa bella custodia e per mostrarvi anche, approfitto per mostrarvi un po' l'applicazione, la nuova applicazione che abbiamo fatto di AndroidLive.it, che è disponibile sul Play Store, sul Play Store, quindi solo su Android per il momento. Beh, cominciamo con la custodia intanto. Si infila così il telefono. Eccoci qua, poi si infila la parte alta con quella rossa, obbligatoria perché ovviamente come vedete ci sono i vari fori per i sensori. Ed ecco qua il telefono, è in plastica dura e quando si chiude è molto solido, c'è qualche scricchiolio anche lateralmente, ma è qua tipo, boh, cose veramente, boh, niente di così grave. Ingrossa un po' il telefono, lo appesantisce ancora di più, però comunque siamo sicuri che il telefono è ben protetto da tutti gli urti possibili e immaginabili, quindi sicuramente ottima per questo motivo. Vediamo anche l'applicazione, andiamo sul Play Store. Allora, dovete cercare Android Live.it, cercate, ecco qua questa applicazione, la scaricate. Pesa 1,5 MB, quindi boh, velocissima, sta a scaricare. Eccoci qua, questa è l'interfaccia che vabbè per adesso è abbastanza semplice, ma pian pianino vedrete che migliorerà. E boh, chi siamo? Boh, spiega un po' delle cose del nostro sito. Android News, aprite, ci sono tutti gli ultimi articoli che abbiamo scritto. Ho scritto quando abbiamo scritto 38 minuti fa, 2 ore fa, 14 ore fa, e poi ho aperto un articolo per esempio. E voilà, e qua c'è l'articolo, si può anche fare il pinch to zoom, ci sono le foto, insomma. Fatto abbastanza bene secondo me. E poi c'è il collegamento rapido Esperienza Mobile, che è il mio canale, che non è proprio un collegamento, come vedete i video non sono su YouTube. Sono tutti in colonna in fila qua, però ovviamente se ne apriamo uno, tipo quello dell'Alcatel One Touch, si va su YouTube, quindi... Ciao a tutti, amici di Esperienza. Bene, adesso ho fatto un po' di pubblicità, siamo contenti tutti, spero che, boh, se volete scaricarla, boh, scaricatela pure, insomma, commentate, dateci dei consigli, e niente, boh, la cover avete vista, e questo è un mini video... illustrativo, diciamo. Ecco, adesso farò, dopo questo video farò un confronto con l'LG Optimus G. Quindi per questa mini recensione è tutto, un saluto da Esperienza Mobile.